La conduttrice Maria De Filippi non parla mai del suo privato. È raro che conceda interviste intimistiche, è molto gelosa della sua privacy, ma la rivelazione dell'ex di Temptation Island sicuramente l'avrà colpita. Uomini e donne è vicina a Chiofalo. Francesco Chiofalo ha partecipato alla quarta edizione del programma più seguito dell'estate Temptation Island, conquistando in poche settimane il pubblico soprattutto per la sua simpatia. Nelle ultime ore, l'ex concorrente del programma di Maria De Filippi ha fatto un annuncio che ha fatto preoccupare non poco i suoi fan. Ieri sera, Lenticchio. Così lo chiamava la sua ex fidanzata Selvaggia Roma, ha pubblicato sui social un video in cui informa i suoi fan che non sarà presente sui social, perché deve sottoporsi a un delicato intervento al cervello. Numerosi sono i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono stretti intorno al giovane ragazzo. Le parole di Francesco Chiofalo su Instagram. Maria De Filippi sarà sicuramente rimasta sconvolta e dispiaciuta dalla notizia. Poche ore fa, l'ex concorrente di Temptation Island ha pubblicato sul suo profilo una serie di Instagram Stories, che hanno fatto preoccupare i suoi numerosi fan. Francesco, con voce sommessa, annuncia ai suoi fan una notizia che egli stesso fa fatica a raccontare. Sto male, sono gravemente malato. Ho un tumore al cervello grande come una pallina da biliardo. Il tumore ha un diametro di 5 cm, dovrà sottopormi a un intervento chirurgico di 18 ore. Francesco Chiofalo ha scoperto di avere un tumore dopo un incidente stradale e precisa: sono andato al pronto soccorso per farmi refertare, avevo un labbro gonfio e avevo preso una botta in testa, niente di grave. Nel tuo cervello abbiamo trovato una macchia molto grossa, tu ne sapevi qualcosa? Non sapevo nemmeno di cosa stesse parlando, non sapevo niente. Il ragazzo nato a Roma poi aggiunge due punti. Fanno ulteriori esami, risonanza magnetica e quant'altro, e scoprono che quella macchia che ho in testa è un tumore. Un tumore al cervello del diametro di 5 cm, enorme, grosso come una C asterisco o di palla da biliardo. Le parole dei suoi amici. L'affetto della squadra di Maria De Filippi non è tardato ad arrivare. Numerosi sono i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono stretti attorno a Francesco dopo aver annunciato di essersi ammalato tramite i social. L'opinionista di Uomini e Donne Jack Vanore ha scritto:
Quello che mi ha impressionato di te è la tua forza. Sempre con te, mentre Pietro Tartaglione scrive: sono senza parole per quello che ho appena letto. Non ci credo, non può essere, il mondo si ferma, ma tu devi essere forte. Ti voglio bene. Anche il conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia ha commentato sconvolto la triste notizia. Questa mattina mi sveglio e vengo a conoscenza di una cosa davvero brutta, direi orrenda, inutile dire che mi si è gelato il sangue, inutile dire che ho pianto, inutile dire che mi si è spezzato il cuore. Quel cuore che, anche se per pochi attimi, ho cercato di donarvi, e che voi barra tu avete sintonizzato con il mio, si è creato un legame, che resterà sempre con me, ed è proprio questo legame che oggi mi fa stare male pensando a ciò che starai provando in questo momento. Poi ha aggiunto: punto, sei un guerriero buono, che lotterà e che ce la farà, una persona che con la sua spontaneità è riuscita a farsi voler bene da tantissime persone, persone che oggi ti sono vicine, persone che pregheranno per te. Ancora oggi vado in giro per Roma, e mi chiedono di Lenticchio. Tutti ti saranno vicini, io per primo, sappi che ci sarò per qualsiasi cosa, ma adesso facci un favore, Francelotta, e vincerai tu, ti voglio tanto bene? Non possiamo altro che augurargli che l'operazione vada per il meglio, forza Francesco.